Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovissimo video per andare poi sui calciomercato in generale. Allora, oggi diciamo poche notizie come era prevedibile, visto che siamo nel weekend, si pensa molto più alle partite e le notizie escono meno. Comunque, parliamo subito di calciomercato internazionale, perché ufficiale Labbadia esonerato dall'Hertha Berlino. Hertha Berlino che sta facendo veramente veramente male, rischia molto la retrocessione, squadra comunque storica della Bundes che sta facendo veramente male, l'esonero in questo senso dell'allenatore è sicuramente giusto. Adesso vediamo, anche perché ieri ha perso 4-1 in casa col Werder Brema, che è un'altra squadra che lotta per la salvezza, quindi sicuramente qualcosa in più l'Hertha Berlino deve farlo, anche perché è una squadra che può tranquillamente arrivare a metà classifica, può anche giocarsela eventualmente, forse per Europa no, però comunque metà classifica tranquilla la può fare con la squadra che si ritrova, meno con le individualità. Quindi sicuramente qualcosina va fatto in questo senso riguardo l'allenatore. Parliamo però anche di Socrates, perché si parlava di un possibile suo arrivo a Genova, in sponda Genova, ma anche Betis. In realtà no, Socrates che ha sceso il contratto qualche giorno fa andrà all'Olimpico, si è praticamente fatta, quindi ritornerà in Grecia e sicuramente sì, sarebbe sicuramente un rinforzo importante per l'Olimpico per andare anche a giocarsi un pochino più in Europa. Se non mi ricordo male, l'Olimpico dovrebbe essere in Europa League. Vediamo un po', comunque sicuramente potrebbe essere un colpo importante. Rimanendo comunque in Serie A, comunque calciomercato importante almeno a livello di soldi, il Benevento avrebbe chiuso per De Paoli, terzino che è ritornato, cioè che attualmente comunque si trova all'Atalanta, giocatore che sta dando veramente poco spazio e che quindi l'Atalanta ovviamente vuole mandare via. Si parla quindi praticamente fatta col Benevento, quindi attenzione perché sicuramente potrebbe essere un buon colpo, Benevento che per quanto riguarda le parti esterne, qualcosina doveva farlo e secondo me ragazzi De Paoli potrebbe essere importante, almeno col Chievo ha fatto molto bene, quindi con squadre di medio-basso livello ha sempre fatto bene. Quindi vediamo un po' ragazzi, sarà sicuramente interessante vedere il futuro di De Paoli. Andiamo però anche in Serie B, perché c'è comunque una notizia importante, perché allora, Brescia e Cremonese sarebbero su D'Urso, centrocampista classe 97 che attualmente si trova al Cittadella, giocatore che sta facendo comunque abbastanza bene e in questo senso Brescia e Cremonese sarebbero interessate. Quindi attenzione perché non dovrebbe muoversi al Cittadella in questo momento, però magari eventualmente dovesse arrivare un'offerta pazza, potrebbe andarsi, ripeto, Brescia e Cremonese interessate. Parliamo però anche di Ascoli, perché praticamente è chiuso per un altro rinforzo, dopo comunque i vari rinforzi fatti, soprattutto almeno per quanto riguarda il reparto offensivo con quello di Simeri. Sta per arrivare anche Dionisi, attaccante che comunque è uscito dalla Frosinone, giocatore che per la Serie B è un ottimo colpo veramente, e se dovesse arrivare sarebbe veramente un colpo interessante perché comunque per una squadra che lotta per la salvezza in questo momento come l'Ascoli potrebbe veramente rappresentare un ottimo colpo di calciomercato. Secondo comunque le fonti è praticamente fatta, c'era anche il Chievo su di lui, quindi comunque a livello di appeal poteva andare meglio il Chievo, invece lui ha scelto sembrerebbe Ascoli, quindi attenzione perché potrebbe essere veramente un colpo importante. E chiudiamo con la Serie C perché ci sono due ufficialità. Perché è ufficiale Ammari alla Viterbese, centrocampista classe 92 che quindi arriva da svincolato, giocatore comunque che tra l'altro è nato a Marsiglia, così, quindi comunque anche francese dovrebbe essere. Comunque rinforzo sicuramente interessante per il centrocampo, per una Viterbese che comunque quindi va a rinforzare il reparto, sicuramente colpo interessante. E poi anche l'altro colpo in casa Imolese, questo se ne parlava, giocatore che comunque non c'è, sta parlando di Tommasini, perché ufficiale l'arrivo di Tommasini all'Imolese, attaccante classe 98 che arriva in prestito dal Pisa, giocatore comunque molto intrigante, che sicuramente per una squadra come l'Imolese che lotta per la salvezza potrebbe essere molto interessante come colpo, quindi attenzione a lui, ripeto, è un giocatore che comunque si parlava di una sua possibile uscita da Pisa e l'Imolese era molto forte, tanto che comunque l'ho ufficializzato in queste ore. E chiudiamo ragazzi con una notizia in questo caso, perché è molto vicino Bortoluz al Grosseto. Grosseto che comunque vuole andare in funzione del reparto offensivo e come dicevo sarebbe vicino Bortoluz, attaccante che comunque in questo momento si trova alla Pergolettese, di proprietà della Pergolettese. Si parla comunque di un prestito classe 97, quindi giocatore anche relativamente giovane. Ripeto, sembrerebbe essere praticamente fatta per il suo arrivo a Grosseto e sicuramente potrebbe essere un colpo, almeno per quanto riguarda la salvezza, di buon livello. Quindi attenzione a questo, quindi diciamo attenzione a questa trattativa. A questo punto adesso mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!